Mister Salerno, non siete riusciti a tenere il vantaggio dopo il primo tempo, un Gallico Catona che vi ha imbrigliato nella ripresa. Quindi la gioventù, probabilmente il percorso formativo di Gian Domenico Condello, ha prevalso sull'esperienza di Salerno alla distanza. No, vabbè, è una partita. Abbiamo fatto un buon primo tempo, entrambe le squadre, perché ce la siamo giocati a viso aperto tutte e due squadre. Siamo stati un po' fortunati sul gol perché il portiere ha fatto un mezzo sbaglio. Poi dovevamo essere più cattivi nelle due o tre ripartenze che abbiamo avuto, dovevamo chiuderle e non abbiamo chiuso. Secondo tempo abbiamo avuto l'infortunio di Ombrelle che ha un po' condizionato le scelte tecniche su alcuni aspetti per poter andare a chiudere la partita. È un po' il Gallico era normale che c'era questa superiorità su certi aspetti, poteva venire un po' fuori. Noi sapevamo che la difficoltà c'era, io li ho visti giocare, come ho detto in settimana, che era una squadra che giocava bene a pallone, ha fatto calcio sempre, quindi non ha mai buttato la palla, veniva buttata quando venivano pressate, come è anche normale. Però dovevamo essere un po' più puntigliosi. Alla fine, quando ti capitano quelle palle, una squadra cinica deve farla pesare al momento giusto l'occasione che ti capita. Mi sono seccato un attimino nel fatto che noi avevamo palla e l'arbitro ha fermato il gioco e noi gli stavamo ritornando la palla che era nostra, solo per questo sono entrato un attimino in campo, non me ne sono nemmeno accorto, però diciamo che sono un po' infastidito per questa espulsione, non ci andava, anche perché sono stato sempre una persona molto educata, sì, agonisticamente magari sento la partita molto più degli altri mister, magari che sono più composti, però questo è il mio modo. Dico io, basta non offendere nessuno, basta non. Io non ho offeso nessuno, non ho offeso l'arbitro, non ho offeso i giocatori avversari, non ho offeso nessuno. E questo sinceramente è una cosa che mi dà fastidio, perché la prossima domenica io vorrei essere in campo a giocarmi la partita contro il derby con il Bogale e molto probabilmente non ci potrò essere. E questa è una cosa che mi dà veramente tanto fastidio. Marco Fodero, una prestazione di livello, sei stato in tutte le posizioni del campo, il migliore, veramente complimenti, nonostante l'età non più giovane. Come mai sulla carta? Ma come mai ancora sono sempre i veterani a dettare il ritmo e il gioco? Penso che la passione, la voglia, la determinazione ci faccia ancora andare avanti. Nel secondo tempo avete sofferto il Gallico Catona, come mai? Più che sofferto il Gallico Catona, sì, anche loro sono cresciuti rispetto al primo tempo, però pure il vento è un po' inciso sull'andamento della gara, quindi abbiamo avuto pure qualche occasione che potevamo concretizzare, però poi sfortuna, poi stanchezza, poi poca brillantezza, magari nel finale, dopo che abbiamo speso tanto, ci può stare. Peppe, intanto descrivici questo gol bellissimo di testa. Guarda, si è capito un poco nell'azione del gol, perché sì, un bel corner battuto da Ciccio, e mezzo gol è merito suo, anzi tre quarti perché ha messo una bella palla. Poi là mi sono buttato e la palla è entrata, non mi ero nemmeno reso conto che la palla fosse entrata, quindi bene così.